eventi sportivi di questo livello che danno una visibilità al territorio a livello globale, perché è seguita anche su Rai Italia, quindi in tutto il mondo con milioni di telespettatori, dà una capacità e una visibilità al Friuli Venezia Giulia enorme. Tutto pronto per il fischio d'inizio delle semifinali di pallavolo della Coppa Italia Frecciarossa, il grande sport italiano, le eccellenze, le giocatrici più forti in scena al Pala Trieste. Si inizia domani alle 15 con la prima semifinale fra Prosecco Docchi Moco Conegliano e la Reale Mutua Fenera Chieri. Alle 18 scenderanno in campo le altre semifinaliste, Allianz Vero Volley Milano contro la Savino del Bene Scandicci. Domenica, a partire dalle 14.15, la finalissima. Le partite saranno visibili in chiaro. Devo dire che i valori che rappresenta lo sport sono valori che vogliamo sempre più che vengano trasmessi. Io ho detto più volte, come Presidente di Regione, mi auguro di avere ovviamente dei cittadini di questa regione che siano campioni olimpici, ma quello non è l'obiettivo. L'obiettivo è di formare e le ragazze e i ragazzi del domani, cioè i ragazzi e i valori dello sport svolgono un ruolo fondamentale, cioè, ovvero rappresentano il sacrificio per raggiungere un obiettivo, la capacità di accettare un fallimento, la capacità di rialzarsi da un fallimento, e questo appunto non crea semplicemente lo sportivo ma il cittadino del domani. Un'occasione, ricorda Fedriga, anche per promuovere il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, per valorizzare, raccontare e far conoscere sempre di più il territorio. Inoltre dal punto di vista appunto di presenza del nostro territorio saremo presenti ovviamente sul campo sportivo con i wall, con Io sono Friuli Venezia Giulia, con il logo di Io sono Friuli Venezia Giulia, nei commenti utilizzeremo i social e ci saranno anche dei rappresentanti d'eccellenza dello sport di Friuli Venezia Giulia che parteciperanno e utilizzeranno i loro social per promuovere l'evento e promuovere il Friuli Venezia Giulia. Quindi abbiamo creato un contesto non soltanto guardando all'evento ma cercando di coinvolgere tutto il mondo dello sport e utilizzando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione.